Allora, oggi parliamo di pensione e di pensioni, ma chiaramente non sto parlando solamente alle persone, semmai un po' più anziane che stanno attendendo la pensione, ma sto parlando a tutti come raggiungere la pensione molto prima e con molti più soldi, rivolta anche alle persone, ai giovani, ai meno giovani, ma a tutte le persone che vogliono raggiungerlo. Ti faccio vedere i numeri alla mano, in maniera numerica, calcolata, di come puoi raggiungere un risultato in brevissimo tempo e di come al contrario, facciamo proprio vedere con i numeri, la pensione statale quanto ti porta e la soluzione dell'autofinanziamento ti dimostra come puoi ottenere il triplo in molto meno tempo e quindi con molti più soldi. Lo vediamo in questo video. Ciao, io sono Massimiliano Cerra e sono stato il primo ad aver portato in Italia quello che è il concetto di pensione raggiunta in maniera indipendente, in maniera autofinanziata, ed aver portato in Italia quelli che sono i programmi esclusivi, dedicati e specializzati su questo, che aiutano appunto i dipendenti, i liberi professionisti, gli imprenditori o comunque i lavoratori in generale a raggiungere il pensionamento in via autonoma, anticipata e con molti più soldi. Ok? Allora, oggi parliamo del perché se la crei da solo, la pensione, raggiungi almeno il triplo in un tempo molto più ristretto. E lo facciamo vedere numeri alla mano, in modo da proprio far vedere quello che è un esempio di previdenza classica e di quello che è un esempio di quello che puoi fare per farti capire in maniera definitiva che la soluzione assoluta di oggi è a tutti gli effetti l'autofinanziamento. Quindi devi guardare questo video che tu abbia 20 anni, anzi se ne hai 20 meglio, guardalo, giralo ai tuoi amici anche che ne hanno 18, ok? Ma anche se ne hai 35, ne hai 40, ne hai 50, anche per andare ad autofinanziare una congrua integrazione, ad autofinanziare o insegnare ai tuoi figli ad autofinanziare il loro futuro, autofinanziare significa crearsi la pensione quando vogliono loro, con più soldi, ma soprattutto essere protetti con un autofinanziamento nel caso di delle cose che possono capitare nel corso della vita, gli imprevisti della vita, pandemie, gravi crisi economiche, chiusura delle fabbriche, problemi di salute, problemi lavorativi anche a livello personale, ok? Quindi avere un autofinanziamento che ti porta a vivere la vita che vuoi, ma anche contro ogni tipo di imprevisto. Andiamo a vedere, numeri alla mano, proprio l'esempio vero, l'esempio reale con i numeri. Come riesce a fare come minimo almeno il triplo in molto meno tempo. Allora, come vedi nell'esempio ti faccio vedere la media di una persona che ha un reddito lordo di circa 13.500 all'anno indicativo, ok? Che ha uno stipendio attorno ai 1.000 euro mensili e inevitabilmente, come sappiamo oggi, la pensione, per forza di cose, sarà almeno per una normalissima persona dal 30 al 40% in meno rispetto all'ultimo stipendio in via indicativa, perché siamo nel regime contributivo, per cui avremo indicativamente 650 euro di pensione, quindi calcolando al 35% indicativamente, ok? Andiamo a vedere facendo un semplice calcolo. Allora, in base a questo, andiamo a fare due calcoli, in base a questi dati che ti ho fatto vedere, quindi una persona che prende in media 1.000 euro al mese indicativamente, quindi 13.500 all'anno indicativamente, e va a fare un'attività lavorativa per circa 47 anni, significa che andando a fare un versamento contributivo medio, anche qua 100 euro più, 100 euro meno, di 4.400 euro all'anno, quindi un versamento medio contributivo. Conta che chiaramente questo versamento cambia in base a quelli che sono dei parametri. Se tu prendi un reddito lordo molto più alto, sarà in maniera rapportata molto più alto anche l'accumulo, ok? Quindi io ho fatto una media generica, ma semplicemente per far capire, ok? Andiamo a vedere che io avrò accumulato dopo 47 anni questi miei 4.400, io li verso all'INPS, per cui inevitabilmente io versandoli all'INPS poi avrò la mia pensione, avrò la mia liquidazione e la mia pensione, ok? Quindi andando a vedere che io alla fine avrò accumulato dopo 47 anni senza alcun tipo di rivalutazione, quindi non sto contando interessi, nient'altro,
ho accumulato circa 206.000 euro, ok? Andando a contare la mia aspettativa di vita, ok? Quindi la mia aspettativa di vita, contando la vita media di almeno 82 anni, la vita media calcolata più o meno in questo momento, io andrò in pensione in questo momento a circa 68, sono circa 14 anni. Quindi significa 650 euro al mese per 13 mensilità, ok? Quindi 13 mensilità, abbiamo anche la tredicesima, per 14 anni di vita rimanenti, e questi te li sottolineo, 14 anni rimanenti, veramente pochi, la vita qua è breve, ma ti conviene farti due calcoli, ok? Andiamo a vedere che andiamo a prendere, andremo a liquidare, andremo a recuperare circa 118.000 euro nel corso del tempo. Quindi, come vedi, l'INPS mi avrà pagato 118.000, quindi mi avrà dato una liquidazione che solitamente andrà, potrebbe essere indicativamente, faccio un esempio, dai 40-50.000, bisogna vedere un attimino quanto puoi aver messo, quindi vai a vedere l'INPS, ti va a liquidare molto di meno di quello che tu hai a tutti gli effetti accumulato, ok? Ti faccio un esempio, se qua io questi medesimi soldi li avessi messi, ma ti dico in un buono fruttifero postale all'interesse dell'1,5% all'anno, ok? Come vedi i miei 206 di accumulo sarebbero diventati 300.000, la differenza che avrei fatto con pochissimo, con gli stessi soldi, molto molto meglio, e soprattutto questi 300.000 erano miei e li ritiravo quando volevo, ok? Invece a qua, quando passi a miglior vita, ti avranno dato questa parte, se la liquidazione dei tuoi 206.000, perché la tua vita non è più 14 anni ma potrebbe essere più corta, 7 anni, quindi ti hanno liquidato ad esempio solamente 100.000, gli altri 100.000 non li vedi più, sono spariti nel niente. Beh, i calcoli non mentono, la matematica non mente. Ecco perché ti fa capire di come l'autofinanziamento oggi sia fondamentale e come con l'autofinanziamento riesci a fare molto meglio in molto meno tempo e con molti più soldi che restano tuoi, ok? Quindi l'autofinanziamento, andremo a vedere adesso un conto velocissimo di cosa potresti fare con l'autofinanziamento andando a mettere all'interno molte meno risorse di quelle che metti all'interno dell'INPS, ottenendo almeno il triplo. Andiamo a vedere. Ti faccio vedere un calcolo indicativo, quindi stesso numero di anni, ma questa volta andiamo a mettere 300 euro al mese in via autonoma ed autofinanziata, che sono 3.600 euro all'anno. Andiamo a avere una crescita media di quella che è stata la crescita dei mercati, quindi con un'accumulazione classica, ad esempio con il nostro metodo Capital Box Formula dedicato al pensionamento indipendente. Andiamo a vedere che nel corso degli stessi anni io avrei a tutti gli effetti accumulato 169.000, ma che nel tempo sono diventati 1.700.000, ok? Ma questi non sono numeri che voglio farti vedere, non sono calcoli buttati lì, questi sono i classici calcoli, cioè io butto dentro e faccio in modo che tramite il calcolo degli interessi composti, io questo fondo non lo tocco mai, quello che dovrebbe fare anche l'INPS, eh? L'INPS dovrebbe fare esattamente la stessa cosa, ma l'INPS una volta che tu versi, che cosa fa? Utilizza i tuoi soldi a tutti gli effetti per pagare altre sovvenzioni, pagare altre pensioni, pagare i redditi di cittadinanza, pagare gli ammortizzatori sociali, quindi i tuoi soldi non sono rivalutati per niente, l'abbiamo visto prima, anzi addirittura prendi meno, mentre con un semplice autofinanziamento raggiungi dei risultati esorbitanti in maniera accertata, determinata e senza rischio. Come possiamo vedere, questi sono, è proprio il piano di ammortamento degli interessi composti. Come si può creare una somma così ampia? Ogni mese, ogni anno io metto i miei 3.600 euro, che sono i miei 300 euro al mese, creano chiaramente un risultato che si va a sommare, qua questo è il risultato, si va a sommare agli altri 3.600 che chiaramente sommati alla quota dell'anno prima creano un risultato ancora maggiore. Ok? Poi si aggiungono altri 3.600 che creano inevitabilmente un risultato ancora maggiore e il montante cresce sempre di più nel corso degli anni. Io non ritiro mai per tutti gli anni possibili, che significa che a tutti gli effetti posso ridurre il numero di anni, quindi non più aspettare i 47 anni, ma ridurre il numero di anni per avere comunque un risultato
accertato molto superiore rispetto a quello dell'INPS, rispetto a quello di qualsiasi ente previdenziale complementare o qualsiasi ente previdenziale addirittura di tipo assicurativo, bancario o quant'altro, perché è controllato interamente da te. E qui abbiamo visto solamente una piccola accumulazione, quindi creare un autofinanziamento e fare molto meglio dell'INPS, ma visto una piccolissima accumulazione, vedere che io la previdenza tanto la devo pagare comunque, me la pagano comunque quando lavoro, ok, ma che cosa posso fare di molto meglio da solo? Il futuro è l'autofinanziamento, devi farlo immediatamente, quindi approfittane, perché noi abbiamo messo a disposizione dei sistemi specializzati su questo che ti portano a questo risultato mano nella mano, e farsi un piano di autofinanziamento completo, personale, è gratuito, quindi ti viene fatto un calcolo, ti viene detto in quanto tempo raggiungerai un concetto di pensionamento autofinanziato, e non sono 47 anni, ci metterei ben pochi anni, e quanto puoi vivere con il tuo fondo autofinanziato, vivere di rendita in via successiva, pensione anticipata e con molti più soldi. E tutto questo si fa con metodi protetti, autogestiti sul tuo conto, quindi non vai da nessun altro, è completamente autogestito, lo fai tu da solo. E voglio farti riflettere una cosa, che abbiamo visto pochi soldini messi da parte in alternativa, ma l'autofinanziamento prevede molto di più. E se tu in questo straordinario fondo non mettessi più pochi risparmietti, ma mettessi molte più risorse, utilizzassi i tuoi beni, i risparmi che hai da parte, determinati investimenti che hai da parte che non sono specializzati in questo momento su questo, ma vengono utilizzati per altro. Se tu mettessi all'interno di questo tuo calderone autogestito tutto questo, quanto diminuirebbe il tempo di attesa e quanto sarebbe il risultato finale? Ci vuole poco a far meglio. Allora, questo video è servito per farti capire, per far capire alle persone a cui vuoi bene, per far capire a te qualsiasi quanti anni tu abbia, che tu ne abbia 20, che tu ne abbia 40, che tu ne abbia 60, se vuoi fare un'integrazione, se vuoi insegnare ai tuoi figli, se sei giovane e vuoi crearti un pensionamento autofinanziato perché hai capito che ormai non conviene più andarsi a mettere inevitabilmente ad aspettare la pensione statale, arriverà, quanto arriverà la devi cancellare dalla tua testa, perché tanto i contributi li paghi comunque, cancellarla dalla tua testa e andare avanti con l'autofinanziamento che ti porterà a vivere molto meglio all'età che vuoi tu, quando vuoi tu, sul tuo conto, e soprattutto potrai andare incontro anche a problematiche improvvise che possono capitare nel tempo, come eventuali pandemie, perdita del lavoro, problemi di salute, problemi economici, crisi finanziarie di ogni genere, perché sarai autofinanziato e potrai attingere da questo fondo a crescita costante gestito da te. Quindi praticamente nel tuo piccolo ti sostituisci all'INPS, crei la tua INPS personale, te la crei tu, ma è autogestita, e ci vuole poco, ma veramente poco, a creare un fondo che, come hai visto, non ti dà nemmeno quello che tu hai versato. Se facevi il buono postale all'1,5%, facevi molto di più. Che questo video serva a te e a tutte le persone alle quali vuoi bene per comprendere come gestire il proprio futuro, perché il futuro è l'autofinanziamento della propria pensione. Vienici a trovare, fai un bel piano di pensionamento autofinanziato, gratuito, scritto, e comprendi come puoi veramente cambiare da oggi il tuo futuro. Ci vediamo al prossimo video.